Ok ragazzuoli, bella a tutti, Wastelander è finalmente uscito, noi ci siamo chiusi tipo 40, su 48 ore, avrò giocato tipo 28 praticamente a Wastelander. Abbiamo giocato su Twitch e molti di voi erano con me in live, quindi vi ringrazio e trovate il link in descrizione se anche voi volete unirvi. Se non eravate della combriccola di sopravvissuti, sarete i benvenuti, trovate il link in descrizione. Comunque ragazzi, ci siamo chiusi con questo DLC e cercherò di fare un'analisi a caldo, vedendo anche oltre i tanti pro che io ho notato, però io non è che soltanto tutti mi dite sei un fanboy, io sono uno che comunque cerca di vedere i lati positivi un po' su tutto, visto che ho sempre visto che la vita è un po' una merda di suo, quindi cerchiamo di vedere i lati positivi. E di conseguenza sono fatto così un po' su tutto, quindi se sono fan di questa cosa cerco comunque di vedere i lati positivi e ne ho trovati veramente un botto, però stavolta andremo a vedere anche i lati negativi e andrò a vedere anche i lati positivi dei lati negativi, che questa è una cosa che so fare solo io. Comunque non ci saranno spoiler perché farò poi dei video più avanti sulla lore di tutti i personaggi nuovi che sono arrivati, da dove arrivano, qual è la loro storia, come si intreccia con la lore di Fallout, ma per adesso sappiamo anche poco e niente perché abbiamo giocato tanto, ma ci siamo fatti tutte quelle missioni secondarie a cercare di migliorare i rapporti, andare a esplorare la mappa, a trovare tutti i mille segreti che non vi spoilererò in questo primo video. Però c'è di tutto, regà, sono un po' tentato, quindi allarme spoiler per i prossimi 10 secondi. I cinesi ci stanno davvero, regà, l'avevo detto, cazzo. L'avevamo detto anche mesi fa. Tra le mille cose che avevo azzeccato, vabbè, non me la voglio dire, però ho detto anche tante cose che non ci ho preso. Ma, cioè, il fatto degli NPC che sarebbero tornati, che probabilmente sarebbe anche stato facile mettere degli NPC umani a questo punto cinesi, visto che c'era Mama Dolce, l'avevamo detto ai tempi del trailer, del primo trailer che si era visto. Avevamo scoperto che nella mappa c'era Mamma Dolce, che si ricollegava a Fallout 3 e era il centro di spionaggio cinese. Se c'era quello in Appalachia, probabilmente c'era molto di più. E sottoterra, a quanto pare, raga, sembra che c'è una mega base cinese. Però vabbè, lo vedrete voi giocando questo DLC. Comunque, io sono super propositivo. L'ho giocato e rivedere dei nuovi dialoghi di Fallout 3 e New Vegas già me l'avevano fatta via bene. Ho notato che molti stanno avendo pareri positivi, che tante persone stanno tornando, e questo mi fa piacere. I vault si vede che si riaprono. E quindi c'è gente nuova che arriva, questo è poco ma sicuro, c'è la prova certa, giocandolo lo vedi che il Vault è imbandito per nuovi giocatori che arrivano. E ci stanno nuovi mostri, abbiamo incontrato il colosso Wendigo nelle scorse live, abbiamo avuto la fortuna di fare questo incontro durante un'atomica, bisogna lanciare un'atomica in alcuni punti e c'è sta una possibilità su 25 che esca, tipo sembra. Però noi ci abbiamo avuto culo, la prima atomica l'abbiamo beccato. E ci ha voluto accogliere così in questo stupendo West Virginia. Avevamo scoperto tempo fa che c'è un tesoro anche in Appalachia, tra le montagne. L'avevamo scoperto già dai trailer, l'avevamo capito. Eravamo anche già entrati in questo vault, non internamente, ma eravamo già entrati nella prima ala dove c'era la porta con scritto 79 durante le live. Questo prima anche di questo DLC era accessibile, era nascosto, ma c'era. Quindi già è figa questa cosa. E dentro questo vault c'è tutto il fottuto oro di Fort Knox. Quindi noi ancora non siamo arrivati a aprirlo, sappiamo dove è da tanto, però ancora con le missioni non siamo arrivati. Dovremo scegliere con chi allearci per aprirlo. O con i coloni o con i predoni, chiunque avrà accesso a questo oro potrà creare una nuova valuta e ripartire e si abbandoneranno i tappi. Però in teoria, essendo ambientato prima di Fallout, di tutti gli altri Fallout, e sappiamo che i tappi dopo ancora ci stanno, probabilmente questa cosa fallirà in qualche modo. Io non lo so, raga, perché ancora non l'ho finito e lo voglio continuare a giocare, non mi voglio spoilerare altro e non voglio spoilerare niente neanche a voi. Quindi lo vivremo se volete insieme su Twitch, se non lo volete giocare, oppure io vi consiglio di prendervelo. Ci sono dei personaggi che possono essere aggiunti anche nel vostro camp, finora abbiamo trovato la radio, Bucket, questo qui l'avevamo già visto nel trailer, è un personaggio che dovremo salvare da un gruppo di predoni impazziti che si chiamano le aquile sanguinarie, e praticamente sono dei predoni con cui non ci si può alleare, sono proprio dei folli impazziti, come i classici predoni che trovavamo in Fallout 4. E infatti, a proposito di questo, a me mi sembra che sia quasi a livelli di Fallout 4 a questo punto, cioè questa è la mia sensazione, niente di più, niente di meno.
Le missioni si possono anche giocare non in squadra, sono studiate per essere giocate anche da sole, quindi a differenza di Fallout 76, dove spesso ti poteva servire un alleato per andare avanti, almeno in tre, perché dovevate attivare delle cose, era molto complicato, potevi anche fare tutto da solo, ma diventavi matto. Qui diciamo che è studiato anche per farla in solitaria. Questo, completamente tutto questo DLC. Passando alle note negative, una cosa negativa tra i vari bughetti, prima di tutto quelli degli NPC che se buggano, ma noi da Oblivion siamo abituati a vedere di tutto, e devo dire che neanche mi aspettavo di peggio, cioè calcolando che era in multiplayer, mi aspettavo che succedesse di tutto, ma niente di che, qualche personaggio in equilibrio sulle gambe di un altro che dialogava con noi, ma limitato a questo, diciamo. Non so se a voi vi è capitato qualcosa di peggio. E una cosa negativa che molti mi hanno detto è il problema che quando fai una missione in squadra con qualcuno, se non sei il capo squadra, quella missione tu non la finirai e quindi dovrai rifarla da solo. Tu gli darai una mano, ma questa cosa, diciamo che un pochetto snatura quella missione, perché poi la dovrai rifare e perdi, diciamo, tempo. E questa è una cosa negativa, non metto in dubbio. Però c'è anche il lato positivo, questo vi volevo dire, io guardo sempre il lato positivo delle cose. Il lato positivo è che se sei in squadra con un amico tuo e quello magari parte con un dialogo con i predoni e si allea con loro e fa e si nemica tutti i coloni e ti invalida tutto il gioco e magari ti finisce il gioco mentre te stai a aggiustare le armi e non stai in squadra con lui, ma non sai che sta succedendo. Certo, l'avrebbero potuto integrare, però questo dà la possibilità di rigiocarti le missioni, cioè, nel senso, a me è una cosa positiva. Cioè, a parte che non me ne ero reso conto, me ne avete parlato voi, perché le ho giocate praticamente tutte da solo e o comunque ero il capo squadra, quindi non me ne sono reso conto. Però se volessi, ora, quando finisco il gioco, posso con un mio amico aiutarlo e rifarlo da capo con lui, anche se le missioni le ho già fatte. E questo è il lato positivo. Quindi non lo so, ditemi pure voi che ne pensate, se è una cosa che rovina il gioco o no. Diciamo che se giochi da solo neanche te ne rendi conto. Comunque questo DLC, raga, in grosse linee è da paura. Alza lo standard del gioco e fissa uno standard futuro per i prossimi DLC, perché non accetteremo più come quelli precedenti. Cioè, ormai abbiamo visto la qualità di questo DLC a livello proprio di missioni, che erano da paura. Però per certi versi ci sono delle cose che non mi sono piaciute, che spero sistemeranno in futuro. Uno è che se si lancia una nuke sopra agli insediamenti dei predoni, loro li ritrovi con un'armatura addosso, con una tuta hazmat, però neanche vanno sottoterra, cioè l'esplosione è come se non gli facesse nulla. Si sarebbe risolto semplicemente in un modo: loro, ogni insediamento ha un lato sotterraneo, bastava che tutti i personaggi andassero nei sotterranei per il momento dell'esplosione. Per adesso non è così, io penso che in futuro lo aggiungeranno, forse hanno voluto evitare per non rischiare di creare bug. Un problema anche è che non c'è il PvP. Questa cosa delle due fazioni che sono una contro l'altra in realtà è soltanto una cosa di roleplay, cioè di gioco di ruolo, di quale fazione sceglierai per seguire delle missioni, quindi vivere altre avventure e lootare altri oggetti. Quindi chi seguirà le missioni con i coloni prenderà altri oggetti, e chi le farà con i predoni ne prenderà altri. Sarà questa la differenza, però non c'è un reale combattimento tra le due fazioni, fino adesso almeno, e spero arriverà qualcosa. Altra cosa che non mi è piaciuta è che l'arena è una missione da paura, che dovete farla se seguite la missione dei predoni. Io vi consiglio di farle almeno fino a poco prima del secondo livello di affinità tra le fazioni, poi dopo non potrete, quando supererete il secondo livello, non potrete più fare missioni con le altre fazioni. Quindi vi consiglio di arrivare a poco prima del limite del secondo livello di una delle due fazioni per poter fare un po' tutte e due le storyline, sia con i predoni che con i coloni. E con l'arena è l'ultima missione con la fazione dei predoni. È una figata quella missione, però ahimè è soltanto una missione l'arena. Invece secondo me sarebbe stato un bellissimo evento pubblico, oppure un bellissimo luogo dove si poteva essere interazione tra i giocatori. Potevi andare a vedere il combattimento
di un altro tuo amico, oppure combattere anche tu, quindi scegliere se andare tra gli spettatori o nell'arena di combattimento sarebbe stato fighissimo, magari aggiungere proprio un matchmaking direttamente entrando in un'area di gioco, o magari questo potrebbe essere un futuro DLC che consiglio alla Bethesda. E niente, questo soltanto diciamo che hanno sfruttato non benissimo due o tre cose, ma per il resto, regà, missioni da paura. Comunque, sembra tutto positivo. C'è qualche problemino qua e là, ma devo dire, regà, sarà che noi abbiamo giocato a Fallout 76 durante la beta e quindi abbiamo visto, regà, i bug, quelli veri. E quindi che una volta ogni 3 ore ti capita di trovare un personaggio in piedi sul letto, ma diciamo che non è che è una cosa che a me mi ha mai fatto effetto. Poi io ho giocato a una maniera dei giochi Bethesda, quindi sono abituato. Tra Skyrim e Oblivion ne ho viste di tutti i colori. Qua, altra cosa negativa, qualcuno si è lamentato che i personaggi principali non si possono uccidere, ma a me sembrava ovvio perché se tutti si mettevano a uccidere i personaggi principali era finita perché li uccidevano ogni 20 secondi gli altri giocatori. Altra cosa negativa, che però è palesemente positiva, io non riesco a capire perché la gente non riesce a vederla dal lato giusto. Una delle grandi critiche è che mo' il prezzo è risalito. Ma porca zozza, ma se ci vi siete tutti sempre lamentati che l'avete pagato 70 euro e adesso costa 10. La Bethesda lo sapeva che sarebbe sceso. Se lo aspettava, perché certo uno fa un gioco e si aspetta che crolli il prezzo. È proprio una cosa che uno spera quando fa in gioco. La Bethesda lo sapeva. E ora vi lamentate, io l'ho pagato 70 e ora costa 10. Mo' è risalito di prezzo, cosa che era anche ovvia perché il DLC è gratis per chi l'ha giocato dall'inizio. Quindi tutti quelli che l'hanno pagato 50-70 euro hanno il DLC gratis, è una cosa più che positiva per noi, no? Cioè, pensate a questo, mentre chi adesso l'ha sempre criticato e dice vabbè, non c'ho niente a cui giocare, Fallout 4 mi è piaciuto, ci provo, e se lo compra lo paga 30 euro, non è che poi sta a costare 50 milioni di euro, sta a 30 euro, c'è cioè un altro mega DLC, tutto doppiato, tutto in italiano, cioè, regà. Sembra tipo Fallout 4, sembra a livelli di DLC, per farvi capire, Far Harbor, Nuka World, vi è piaciuto, il livello è quello. Se siete di quel genere, a me Fallout 4 mi ha fatto schifo, io gioco solo, ho giocato al massimo a New Vegas e a Fallout 3, e se no solo il 2 era il vero Fallout, stima, sì, complimenti, ti stimo, però io non ce l'ho fatta a smettere, quindi ho continuato anche se il gioco è un po' peggiorato. Io comunque non riesco a abbandonare, per me mi dà dipendenza questo mondo Atom Punk post-apocalittico. In più lo stiamo a giocare con gli amici, regà, adesso con gli NPC devo ammettere che anche prima non mi dispiaceva con quel senso estremo di desolazione, con la storia che era reperibile soltanto tramite terminali o lonastri, ma ce n'era tanta, regà, la lore, sembra, molti dicono che non c'è lore perché non gli andava di legge, secondo me questo è il problema, però era un classico, ma pure gli olonastri recitati benissimo, che comunque ti facevano immedesimare se venivano ascoltati con serietà, perché comunque è un gioco che se lo giochi senza legge puoi anche comunque fare le missioni, ma se ti vai a studiare cosa stai facendo lo puoi capire tramite gli olonastri e i terminali, basta soltanto un po' d'attenzione. Poi se segui soltanto il pallino della missione non lo capisci. Comunque adesso c'è tantissimo movimento, regà, dentro la Palagia c'è vita di nuovo proprio, ovunque vai trovi NPC, ci sono negozianti che girano, che entrano nel vostro camp, c'è un sacco di roba, regà, è migliorata una cifra e sono veramente proprio positivo da quel punto di vista. E quindi, come ho già detto, questo DLC fissa uno standard per i futuri DLC, che non è detto, non è precluso che questo sia l'ultimo, ragazzi, non l'ha detto nessuno e quindi probabilmente ce ne saranno altri, chissà che potrebbe arrivare. Come abbiamo visto, il ritorno dei cinesi, li abbiamo scoperti nella profondità della Palagia, chissà chi ci potrebbe essere nel futuro, potrebbe tornare l'Enclave, la Confraternita d'Acciaio, essendo ambientato nel 2102 e non c'è nessun Fallout che sia mai stato ambientato in un'epoca così antica, diciamo. Quindi niente, regà, siamo per partire in live su Twitch, quindi vi consiglio di seguire il link in descrizione. Vi ricordo anche che adesso con Amazon Prime potete riscattare queste skin, quindi collegate Amazon Prime a Twitch, avrete Twitch Prime, a quel punto vi potrete anche salvare al mio canale, finalmente anche con l'876 si è messo a fare queste classiche cose alla Fortnite per farci fare i big money a noi youtuber. Comunque
Comunque, vabbè, queste skin sono gratuite, dovete soltanto collegare Amazon Prime, che magari avete. A quel punto potrete anche sabbarvi gratuitamente tutti i mesi al canale che volete, e quel canale sarò io, ovviamente. Quindi seguitemi su Twitch, raga, trovate il link in descrizione. Siamo in live, stiamo per fare la missione dell'astronauta, raga, che è una figata della Madonna. Gli ho fatto un esperimento assurdo a questo povero astronauta che abbiamo trovato in Appalachia e stiamo finendo la missione proprio adesso. Quindi se volete passate su Twitch e scoprirete questo mistero con noi. Dai, a tra poco ragazzi e ci vediamo alla prossima su YouTube. Ciao belle.